Ciao e bentornati nel nostro sfavillante canale Annalisa Superstar. Oggi video first impression su un accessorio per capelli, un aggeggio per capelli, un attrezzo per capelli. Mi dicono essere l'attrezzo per capelli, non un. E oggi lo provo per la prima volta, poi ovviamente ne riparliamo un po' più in là dopo che l'ho utilizzato per svariati scopi. La GHD, la piastra. Questa è la Gold Edition, tra l'altro credo sia un'emissione limitata. Vabbè, la apriamo. La scatola che ti ho mostrato, la scatola esterna, in realtà contiene questo, il cofanetto che si è visto nelle storie e nei post un po' in giro, se come me segui la pagina di GHD. E questa è la piastra, quella che si può personalizzare. La mia non è personalizzata perché è stata acquistata dal parrucchiere. Che dici tu, come fai a sapere che è stata comprata dal parrucchiere? Perché io ho indirizzato la mia babba Natala lì dal parrucchiere, tipo mamma guarda che dal parrucchiere ce l'hanno, prendiamo. La confezione contiene la piastra e questo beccuccio che serve intanto per tenerla chiusa e poi deduco per poggiare la piastra quando la si sta utilizzando. Non ho letto il libretto delle istruzioni, vado a fantasia e a sentimento. Ha un cavo di 15 metri circa, va bene. Ci sta, in realtà è più utile di quanto uno possa immaginare. Ehi, ciao! Il cavo lungo in realtà è decisamente molto comodo, soprattutto se si viaggia. Dici tu, cosa stai facendo col cellulare in mano? Sto per fare partire il cronometro per vedere in quanto tempo arriva a temperatura. Ecco, prima dovrei accenderlo. In questo video lo utilizzerò semplicemente per dare un po' di senso a questi capelli. Non faccio onde, non niente di complesso. È arrivata a temperatura in 20 secondi. Bravo, bravo. Complimenti. Già stai vincendo a mani basse. Va bene, ciao, la piastra mi piace, ci vediamo al prossimo video. Allora, in questo video non faccio onde, niente di complesso, semplicemente piastrerò i capelli, niente di che, così facciamo una cosa semplice ed è pure più facile recensirla come first impression. Dopodiché la si mette sotto sforzo nelle prossime settimane. Capiamo come mai tutti vanno pazzi per la GHD. Beh, intanto posso dirti, tenendola in mano, che è veramente leggera e questo di per sé è un punto a suo favore, nel senso che sono attrezzi che, dipende che cosa si sta facendo, si tengono più o meno tempo tra le mani. Altra cosa, sto facendo una cosa che solitamente fanno tutti quanti, che io non faccio mai, cioè comunque non faccio più da un bel po' di tempo, cioè ho fatto lo shampoo, ho asciugato i capelli e sto per passare la piastra. Solitamente io uso la piastra diverse ore dopo aver lavato e asciugato i capelli, in modo tale che il sebo naturale che produce la mia cute si ridistribuisca nuovamente sulle lunghezze. Raramente io passo la piastra subito. Perché odoro? Perché certe volte, quando alcuni strumenti sono nuovi, hanno quell'odore di nuovo un po' plasticoso che poi rimane un po' ai capelli, vabbè, ma quello è normale, insomma, ce l'hanno tutti, passa veloce. Non sto capendo perché l'amano tutti, va bene? Sì, si capisce. Scivola, che è una meraviglia. Ma la facciamo un'onda, una soltanto per vedere come viene, dai, una. Sono curiosa per vedere se scivola. Mamma mia, wow. Ok, ho capito come mai. Ok, vabbè. Confermo quello che ho detto all'inizio sul peso, è leggera, quasi non si avverte, questo veramente è un punto di forza. Devo dire che ho visto io decine di recensioni su questa piastra, decine. Sulla leggerezza non ho sentito mai dire niente, quando un prodotto è leggero va detto.
finito, ciuffo escluso, che sto per fare. In totale ho appena stoppato il timer, per tutti i capelli ho impiegato all'incirca 3 minuti e 50, facciamo 4 minuti. C'è da dire anche che i miei capelli in generale si prestano, perché non sono dei capelli ricci che vanno lisciati, quindi erano dei capelli totalmente scombinati che andavano messi in piega. Non ho idea di come si comporti sui capelli ricci. Piccolo tutorial per mettere in piega il ciuffo con la piastra all'interno di un video first impression. Io porto la riga al centro, puoi farlo anche se porti la riga di lato lo stesso, perché la riga si crea quando asciughiamo i capelli, non con la piastra. Prendo entrambi i lati dei capelli, li porto al centro e li piastro. Questa è la versione più facile, eh? Ne esistono altre 2-3 versioni, poi se vuoi le faccio vedere in un reel. Finito. E adesso si deve spegnere. Spegnerla basta ritenere premuto, che è il pulsante che si trova qui all'interno. Poi io chiudo e metto il suo beccuccio. Allora, io questa mattina ho utilizzato un prodotto che non mi è assolutamente piaciuto, che è un balsamo gel testa nera, una cosa del genere. Quando ho asciugato i capelli ho detto ok, ho i capelli opachi, spenti, comunque ottimo prodotto. Poi ne parliamo, perché è vero che l'ho utilizzato una volta soltanto e non magari oggi sono io, però non mi è piaciuto affatto. Devo dire che alla fine il risultato in realtà è abbastanza luminoso, considerato che quel prodotto che ho utilizzato per fare lo shampoo non mi è piaciuto. Ho fatto la piega in pochi minuti, però ti ripeto, i miei capelli sotto questo punto di vista si prestano, perché non sono capelli ricci, non sono capelli mossi, erano soltanto capelli asciugati alla rinfusa, e quel prodotto non mi è piaciuto. Secondo me avevo i capelli gonfi in quel modo, spenti e bruttini, proprio per quel balsamo gel che avevo utilizzato, secondo me, perché solitamente anche quando li asciugo così alla rinfusa non sono in quel modo. Vabbè, comunque, il risultato indubbiamente mi piace, però qua ho giocato molto molto facile, ecco, la volevo utilizzare. E ci tenevo a fare un video first impression, perché in realtà non l'avevo neanche tirata fuori dalla scatola. Cioè sì, l'ho presa, l'ho guardata, l'ho riposata, non l'avevo ancora neanche accesa. Ma allora, a primo utilizzo, così, a primo acchito, d'amblè, senza pensarci troppo, già a prima passata ho capito perché la gente la ama così tanto. Scivola facile. Le presente quando passi la piastra e poi i capelli totalmente incandescenti che non puoi neanche toccarli? Ok, con questa non l'ho avvertito, cioè ho passato la piastra, i capelli erano caldi ma non così incandescenti. Dobbiamo vedere con le onde come si comporta, ecco, questo sì, questo sì. Un'altra cosa interessante di questa piastra è che dopo 30 minuti dall'accensione, se non viene utilizzata, si spegne da sola automaticamente e parte il beep che ci dice l'ho spenta. Questo l'ho appena letto nel libretto. Guarda, ho i capelli morbidissimi e di certo non è per merito del balsamo che ho utilizzato, perché non mi è piaciuto affatto. L'hai vista all'inizio come avevo i capelli, quindi deduco che sia questa piastra. Me la rivedrai utilizzare molto presto in altri video e ho reel sul mio profilo Instagram. Proviamo a fare le onde e altre cose con questa piastra. Spero che il mio video ti sia piaciuto, ma soprattutto se utilizzi già una GHD, hai dei suggerimenti o vuoi lasciare il tuo feedback sulla GHD, per favore lascia un commento, può essere molto utile alla community qualora qualcuno volesse utilizzare questa piastra o la volesse acquistare. Grazie per aver visto questo video. Ciao!